saggezza a prendere in corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, 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 il capitano! Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita, che in fondo lo so sarà una partita infinita. Marco Mari presenta Pazza Inter. Amala! È un sogno che ho, è un coro che sale a sognare, se giù dalla notte, 90 minuti per segnare. E nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri, pazzi come te. Buonasera a tutti, Inter Lazio 0-1. Ma che dire, allora, partita onestamente mi è piaciuta, sia da parte dell'Inter che della Lazio. Risultato onestamente credo non veritiero, perché il pareggio ci stava tutto, però ora la Lazio che si è difesa in maniera molto arcigna senza far passare niente, nessuno, quindi ci sta, voglio dire, nulla di scandaloso. Mi è piaciuto molto tutta la squadra dell'Inter, chi più chi meno, chi meglio nel primo tempo un po' di meno e chi invece molto meglio al secondo tempo, però mi è piaciuto l'atteggiamento, la voglia di provarci da parte di tutti, in particolar modo Asamoah, e Handanovic ha fatto un paio di parate veramente mostruose. Keita ancora si vede che non è il suo ruolo, ma oltretutto non è ancora in forma. E per il resto, peccato, perché sarebbe stata un'occasione molto ghiotta, visto che tutte le dirette concorrenti avevano perso questo fine settimana, quindi se si riusciva a vincere contro questa Lazio si allungava su tutte le squadre, su Milan, Lazio e Roma. Peccato, ma vabbè, ci sta, è inutile fare giri di parole. Adesso pensiamo alle prossime partite e continuiamo così, se ce la giochiamo così con tutte noi usciamo fuori tranquillamente. E niente, mi sarebbe piaciuto sapere e mi piacerebbe sapere come mai Icardi non è stato convocato. Non voglio tirar fuori nessuna polemica, perché a me Icardi non è che mi faccia impazzire, però visto che siamo praticamente in assenza di centravanti, se facevano una staffetta tra Keita e Icardi non ci sarebbe stato niente di male, voglio dire, penso che sia stata una cosa ragionevole, però vabbè, hanno fatto questa scelta, Spalletti ha fatto questa scelta, prendiamone atto. Bene, continuiamo così e sicuramente in Champions ritorneremo di nuovo anche quest'anno. Amala sempre, buona. Io darei la mia vita, che in fondo lo so, sarà una partita infinita. È un sogno che ho, è un coro che sale a sognare, se giù dalla notte, 90 minuti per segnare. Nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri, pazzi come te. Nerazzurri, non fateci soffrire, ma va bene, vinceremo. Pazza Inter, amala, è una gioia infinita.
continuerò. Il sole nel vento, la mia festa, per sempre vivrò. Un tiro che parte da questa canzone.